dicevo di preparare un po' di fili di rame per creare dei tronchi supplementari, io intendevo dire questo. Fare un po' di fili, un certo numero di fili, dipende da voi quanti, dipende, sì, da voi quanti metterne. Dipende dalla grandezza del vostro progetto, dipende dalla grandezza della pietra su cui verranno poi fissati. E quindi li torcete insieme, aiutandovi con una pinza per non rovinarvi le mani. E a fare attenzione agli occhi, naturalmente. A questo punto io ho fatto già un pezzo di tronco. Questi potrebbero essere, sono 5 fili, potrebbero già essere una ramificazione e lavorarne, non so, 5? No, sono 4. Dunque, lavorarne a un certo punto due insieme e utilizzare altre pietre dure. Il procedimento di prima che ho fatto in time lapse velocizzato non cambia. Vi infilate di nuovo. A questo punto potrebbe essere, avete visto già altri colori, potrebbe essere ancora un po' di corallo. E tornare a fare quello che avete già visto fare prima. Bonsai sta prendendo forma. I bonsai sono conosciuti da tutti come piante che vengono fatte crescere in maniera piuttosto in diverse maniere, a dire la verità, dipende dallo stile di bonsai, ho scoperto. Alcuni sono particolarmente elaborati, alcuni sono estremamente semplici. In questo tipo di lavoro a me piace un pochettino diversificare la forma delle creazioni che io faccio. Di conseguenza mi lascio anche trasportare volentieri da quello che è poi un pochettino, vedete, questo è un nodo quasi, un po' dalle forme che mi ispira il lavoro in quel momento, insomma, della lavorazione. Ora io direi che ho già un bel mazzolino di foglie, di possibili fiori, bisogna vedere un pochettino come la vedete voi. Si può decidere di sollevarli, di spostarli, si può decidere di appiattirli o di riunirli in un unico grande tronco. Ora voi vedete, come vi dicevo, che i tronchi qua si sono divisi praticamente in
tre sezioni. Io adesso provo a riunirli tutti e dare spessore così al lavoro che ho già fatto. Questi, vabbè, sono tronchesi un po' grandi, ma mi vengono utili per togliere quegli eccessi di lavorazione che possono pungere le dita, non servono poi a molto. Ho qui un punto dove mi si era rotto il filo, perché come... Oppure no, aspetta, mi si era rotto una pietra, si era rotta, perché queste chips sono a basso costo, hanno dei buchi a volte talmente in punta, nella pietra, diciamo, che è facile che se non si prendono proprio per bene si possano rompere le pietre stesse, ma a quel punto lì voi non state a disfare niente, semplicemente andate avanti con, diciamo, un avvolgimento del filo e poi proseguite come se questo non fosse accaduto. Il filo in eccesso che rimane senza pietra lo userete per fare degli ancoraggi di questo genere che sono utili a dare stabilità un po' a ramoscello. Quindi non spazientitevi, non perdete la voglia di fare, perché si risolvono questi piccoli incidenti, non sono proprio delle cose ridicole. Questo è il dietro della lavorazione. Come vedete, anche qui mi diverto un po' a spostare, portare in avanti i miei. Vedete qui, si era rotta una pietra, ma io mi uso il filo per creare una sorta di gancio e dare un po' di, come dicevo, stabilità alla lavorazione. Il tronco, vedete, si è creato avvolgendo questo filo più sottile, ed è esattamente il lavoro che io intendevo fare. Sembra quasi un rampicante. Si potrebbe quasi sostenere che il grosso della lavorazione qui va a finire. Io qua adesso faccio due radici avvolgendo il filo. Le posso lasciare anche abbastanza morbide, non tirarle troppo. Perché poi le andrò a appiattire sulla mia pietra. Il filo eccedente, se posso, lo lavoro ancora per dare stabilità al mio ramo. Perché il peso delle pietre dure è comunque non indifferente rispetto, diciamo, al diametro del fusto che io ho creato. E taglio gli eccessi. Vado ad appiattire per non pungermi. Qui ce n'è ancora uno che mi dà fastidio, ecco, e lo vado a eliminare.
Già questo potrebbe sembrare l'alberello. Ora, se io riprendo la mia pietra, avete visto già che la costruzione ha preso via il via. Adesso si tratta di sistemare questi due grossi rami e collocarli, unire il tutto con la maggiore armonia possibile.